Dopo la morte di Gregorio XVI, uno dei papi più conservatori della storia della Chiesa, il conclave del 1846, alla sua quarta votazione, elesse Papa Giovanni Maria Mastai Ferretti, che prese il nome di Papa Pio IX, l'ultimo pontefice ad aver ricoperto il ruolo di capo spirituale dei cattolici e di sovrano di uno Stato. Giovanni Maria nacque a Senigallia il 13 maggio del 1792, da una nobile famiglia di lontane origini lombarde. Egli era il nono figlio del conte Girolamo e della moglie, Caterina Solazzi, donna di grande fede religiosa. A 11 anni fu inviato a studiare a Volterra in un collegio religioso, ma seri problemi di salute lo indussero a interrompere gli studi e gli impedirono di intraprendere la carriera militare. Tornato a Senigallia, passò alcuni anni di grande inquietudine morale, fino a che maturò in lui una forte vocazione religiosa e decise di farsi prete nel 1816. Si impegnò nell'attività missionaria e nell'educazione dei giovani e nell'aiuto ai poveri, prima in America Latina e poi a Roma. Le sue doti morali, le sue abilità di predicatore, di amministratore, ma anche di fine politico, gli valsero la nomina vescovo. Fu inviato prima a Spoleto, dove si distinse per aver placato gli animi durante le rivolte del 1831 e per aver soccorso le popolazioni colpite da un terremoto, e poi a Imola, dove divenne amico di molti liberali. Egli però non riteneva assolutamente giusto eliminare il potere temporale dei papi e intraprese una serie di azioni atte a modernizzare lo Stato. Decise di creare ferrovie, istituì una polizia detta Guardia Civica e un governo di laici per Roma. Inoltre creò una consulta di Stato, una specie di governo che affiancava il Papa e ne limitava il potere assoluto. Nel 1847, inoltre, con il re di Piemonte e il Granduca di Toscana, concluse un importante accordo per eliminare le dogane fra i tre stati. Questo atto venne considerato da alcuni il primo passo verso l'unità d'Italia. Gli entusiasmi popolari e le rivolte scoppiate un po' dappertutto nel 1848 costrinsero il Papa a concedere di mala voglia la Costituzione. E in seguito allo scoppio della prima guerra d'indipendenza, in un primo tempo, Pio IX autorizzò la partenza di volontari che dovevano combattere con Carlo Alberto contro gli austriaci per la libertà del Lombardo-Veneto. In seguito alle pressioni austriache, però, il Papa ritirò l'appoggio all'impresa di Carlo Alberto, suscitando le ire dei liberali che si sentirono traditi. Roma insorse contro il Papa, che dovette fuggire e rifugiarsi a Gaeta presso il re Ferdinando di Borbone. A Roma il potere fu assunto da un triumvirato, composto da Mazzini, Armellini e Saffi, che proclamò la Repubblica. Pio IX, allora, chiese aiuto a varie potenze straniere per riottenere il suo stato e la Repubblica Romana, malgrado la resistenza di volontari quali Goffredo Mameli e Garibaldi, fu sconfitta. Nel 1849 Pio IX ritornò a Roma. Gli anni successivi Pio IX ebbe una politica più conservatrice in campo politico, ma continuò a dedicarsi al progresso economico del suo stato e alla modernizzazione della Chiesa. Promulgò inoltre due dogmi importantissimi, l'Immacolata Concezione e l'infallibilità del Papa. Diede inoltre impulso alle opere di carità, fondò l'Azione Cattolica, favorì la creazione di scuole per i giovani. Inoltre indisse il primo Concilio Vaticano, cioè un'assemblea di laici e di religiosi che dovevano affrontare i problemi della fede. Al contempo condannò completamente le idee liberali e socialismo nascente come contrari al cristianesimo. Nel 1860, a causa dell'impresa dei Mille e della discesa verso sud dei piemontesi, il Papa perse quasi tutto il suo regno. Dopo la battaglia di Castelfidardo, in cui le truppe del Papa furono sconfitte dai piemontesi, un referendum portò all'annessione al nuovo Stato italiano di Umbria e Marche. Pio IX scomunicò il nuovo re d'Italia, Vittorio Emanuele II, e si affidò alla protezione dei francesi. Nel 1870, però, Napoleone III fu sconfitto dai prussiani. E la Francia, ritornata di nuovo una repubblica, abbandonò Roma al suo destino. Approfittando della situazione internazionale favorevole, il generale Cadorna, il 20 settembre del 1870, entrò a Roma, aprendosi un varco nelle mura a Porta Pia. Il Papa si rifugiò in Vaticano e si dichiarò prigioniero del nuovo Stato. Roma divenne capitale d'Italia nel 1871. Pochi mesi dopo, anche Pio IX si spense, era il 7 febbraio del 1878. La sua figura è sicuramente discutibile per quanto attiene all'aspetto politico, per avere in qualche modo osteggiato l'unità d'Italia, ma il suo operato in campo religioso, la sua forte fede, ha spinto Giovanni Paolo II a dichiararlo beato nell'anno santo 2000.